Allora, Dovremmo metterci un qualcosa, uno strap. un velcro dici? Uno strappone. Uno strapon dietro Elviro lo vuoi uno strapon? Comunque, ragazzi, bentornati su Nevs, qui con Redez, Sinergo e Elviro. Noi quest'oggi facciamo Nevs, normalmente, però vogliamo ricordare a tutti che ieri è stata una giornata importante. Buona festa di ieri della donna. Oh. Facciamo come gli auguri delle feste, che sono la cosa più squallida. Buone feste fatte, ragazzi. Quando ti droghi a Natale sono le feste fatte. Vabbè, comunque sia. Prima di iniziare con Nevs, innanzitutto vi ricordiamo che domani è sabato, quindi ci divertiamo. Poi l'altro sabato ci divertiamo, ma l'altro sabato ancora. No, mi sa che è l'altro sabato. No, è l'altro sabato L'altro ancora. sabato. Cioè, a fine. Vabbè, oh, Catania è praticamente piena, mancheranno se no 5 posti per live, però ci sono ancora i posti disponibili per il corso. E a proposito di corso, questo è perché abbiamo fatto un anno fa e in un anno sono successe tante altre cose. Ci hanno fatto un bellissimo diploma per il corso anniversario, per il primo anniversario del corso, cioè quindi per noi Che, ma la cosa praticamente. bella è che questo qua l'abbiamo aperto proprio ieri e abbiamo detto, ma cazzo, è un anno che portiamo in giro il corso. Siamo vecchi, però grazie mille ragazzi, grazie mille a voi 17. Partiamo con la prima Nevs. Ovviamente sotto in descrizione Catania, Cagliari e link per i corsi. Andiamo perché la prima notizia è una notizia che volevamo approfondire per i fatti nostri. Cioè sì, no, al di fuori di Nevs, però la leggiamo e poi ne parliamo in maniera un po' più approfondita in un video, perché secondo noi merita questo argomento. PewDiePie chiede soltanto 100.000 dollari per sponsorizzare un gioco. E dall'influencer youtuber svedese ci si aspetterebbero cifre ancora più importanti, vista la massa di persone che di video in video PewDiePie riesce a raggiungere. Non è la prima volta che il buon Felix si ritrova al centro di. Si chiama Felix PewDiePie. Felix dal cognome impossibile da pronunciare. Il buon Felix si ritrova al centro dell'attenzione per questione di soldi. Varie gaffe e dichiarazioni dei redditi da capogiro avevano già creato in passato molto rumore intorno alla sua attività. Visto intorno a noi non si crea rumore quando facciamo la dichiarazione dei redditi, si No, creano solo come? mazzate quando poi ci tastano. Sembra che ancora una volta PewDiePie l'abbia sparata grossa. Contattato il suo manager da una fonte rimasta anonima per la probabile sponsorizzazione di un gioco in uno dei suoi video, la risposta aveva fin troppi zeri per il portafogli di piccoli sviluppatori. Multiplayer.it ha poi raccontato la testimonianza e pubblicato il commento sbalordito della fonte in questione. Sono riuscito a mettermi in contatto, così per sfizio, diceva. Mi ha scritto che l'amico Felix, per una cosa base, parte da 100.000 dollari. Alla fine della mail c'era pure un, per niente ironico, spero si possa lavorare insieme. Evidentemente saranno bruscolini per uno youtuber da oltre 60 milioni di iscritti. Laura Collesano, aka Laurel. Allora, questa è una cosa che approfondiremo, perché c'è tanto da dire. Vi anticipiamo che per la portata che ha uno youtuber dal nome, che è sulla bocca di tutti, che è conosciuto da tutti, 100.000 dollari equivalgono a circa 85.000 euro, una cosa così, sono pochi. Sono estremamente pochi, perché è conosciuto a livello mondiale, quindi una campagna su un canale di quel tipo là potrebbe veramente portare un risultato 10, 20, 50, 100 volte maggiore alla casa produttrice rispetto al costo effettivo. Ma noi in questo preciso istante stiamo parlando da pubblicitari che conoscono il valore della pubblicità e sanno quanto si paga un certo intervento pubblicitario. La questione ideologica invece, cioè il saper distinguere il piccolo sviluppatore dalla grossa software house, la tratteremo nel nostro video e cercheremo di essere il più trasparenti possibile perché è la prima volta forse che su YouTube dei pubblicitari parlano di pubblicità su YouTube seriamente, come se fosse veramente il loro lavoro in quel caso. Quindi ci vediamo sul video quello serio. Intanto lasciamo a voi le conclusioni, scriveteci nei commenti quello che pensate e andiamo adesso a vedere l'articolo della settimana, videogiochi tra psicologi, sociologi e ricerche scientifiche. È un articolo di Marco Carratore e ci parla appunto di queste figure nell'ambito videoludico. Secondo me è molto interessante Molto questo interessante articolo. anche perché ci sono queste figure all'interno dei videogiochi, alla faccia di chi dice no, i videogiochi è una cagata. Però
Perché alla fine si gioca e basta, è una cosa che ti intrattiene e basta. La realtà dei fatti è completamente differente, ma prendete un gioco horror come può essere un Outlast, lì ci sono stati degli psicologi che hanno studiato le possibili reazioni che potevano avere a determinate cose durante un gameplay, insomma. Ma non ci scherzate, andate a approfondire. E secondo me anche dietro giochi completamente insospettabili ci sono figure professionali altamente selezionate. Cioè, per dire, in un gioco come un Bloodborne, un Dark Souls, un gioco che deve in qualche modo incutere timore, c'è tutta una psicologia delle forme, dei colori. Insomma, è un mondo bellissimo quello delle figure professionali asservite al videogame, eh? Allora, Super Mario viene reintegrato nella categoria degli idraulici. Gli idraulici. Con il termine idraulici si intendono quelle dita del piede che perdono acqua. Spesso si richiede l'intervento di un professionista per arginare la perdita, ma di solito è un fenomeno che si arresta da solo col passare del tempo. Non è una patologia troppo... Non si scherza sulle persone che sbagliano a parlare. No. Non si scherza. Assolutamente. Il numero di un idraluce bravo. Nel corso di una puntata di Nerds di settembre emerse che Nintendo aveva spezzato il cuore di molti fan in giro per il mondo dichiarando che l'amatissimo Super Mario non era un idraulico. Questa settimana l'azienda nipponica ha però voluto rimediare il misfatto cambiando di nuovo la biografia del baffuto personaggio, reintegrandolo ufficialmente nella categoria. Ora i fan hanno notato che la biografia è cambiata e recita: essendo una persona solare è molto popolare, senza che va molto d'accordo con suo fratello minore Luigi, sono una combo famosa, ha un talento naturale per gli sport, dal tennis al baseball, dal calcio alle corse con le auto, può fare di tutto ed essere figo mentre lo fa, di lavoro fa l'idraulico. Ad ogni modo, le sue attività non si fermano lì, ama la principessa Peach, se mai lei fosse in pericolo andrebbe ad aiutarla, non importa come. Con il suo salto speciale e vari power-up si oppone al mascalzone Bowser. In questo caso Bower. Il cattivo di Hooligans. E David Bower. David Bower. Tutto bene quel che finisce bene, grazie a Tommaso Stocchi. Oh, io non dormivo più la notte. Per questa cosa che Mario non era un idraulico, la notte mi rigiravo, sono mesi e mesi che prendo sonniferi, finalmente potrò dormire sogni. Anch'io non dormo la notte perché non sono un idraulico, se fossi un idraulico dormirei sonni molto più tranquilli, penso. Comunque sia, ci vediamo, no, lo so perché stamattina a casa mia è venuto l'idraulico. VR Porn. Davvero. VRporn.com, il più grande sito porno dedicato alla realtà virtuale. Ecco questo, abbiamo proprio finito. Vedi le limitazioni, il bollino giallo qua in testa, ce l'ho pianto il bollino giallo adesso. Se possedete un visore VR, attenzione. Io ne ho due di visori VR, sono doppiamente attento. Da oggi il porno diventa 2.0, che con i miei due visori è un 4.2. La risorsa della quale vogliamo parlarvi oggi è un sito a luci rosse dedicato esclusivamente a contenuti per adulti in realtà virtuale. In questo caso, la specializzazione del sito è un mercato ancora giovine e forse poco esplorato, il che lo rende molto appetibile per coloro che vogliono dare una marcia in più alle proprie seratine solitarie. Scusa, Sì, giusto, perché questo è un sogno già. Se... Contrariamente a quanto si potrebbe credere, il sito è visitato mensilmente da circa 10 milioni di utenti e, secondo il fondatore, il suo intento non è unicamente distribuire contenuti porno. 10 milioni di utenti? Ma bensì dimostrare come la realtà virtuale sia un mercato interessante che vale i grossi investimenti che le major di videogiochi e non solo hanno messo in gioco. Tommaso Cuocuaruccio Akakibe. Quindi è una questione... Non è tutta una roba di Pippa, è proprio una questione ideologica per lui, è una battaglia. Non lo so, doveva succedere, già esistevano in realtà, però non cose così specifiche e dedicate. Ne parliamo qui perché questa è Nevs, parliamo di notizie un po' particolari provenienti da tutto il mondo e questa è una notizia che riguarda un mondo che di per sé fa da motore a tante altre cose. La tecnologia del VR, grazie a questo sito, molto probabilmente potrebbe addirittura esplodere. Però lo sapete, noi ci siamo già espressi sul porno in realtà virtuale, secondo noi deve essere assolutamente... identificato come videogame, cioè motore in tempo reale, perché altrimenti è soltanto
una texture rotonda da guardare. Però le zinne... comunque sia, la figura di merda è maggiore. Metti che entra vostra nonna in sala mentre voi state menando il barzollo. Anche perché se tu non c'hai il visore, ti accorgi che è entrata tua nonna. C'hai il visore, le cuffie. Proprio. Tu stai lì, tu finisci in faccia a tua nonna. Allora, grazie a Tommaso, ancora una volta, bimbo gioca con l'iPhone della madre e glielo bocca per 47 anni. Questa è una Neves bonus del nostro Giovanni Arestia e se volete leggerla andate a vedere sul sito, anch'io sono curioso però. Noi queste Neves sono un po' particolari, tra il porno, tra i soldi, tra gli idraulici, comunque è venuta proprio bene questa. Bella, bella, una bella Neves e tra l'altro si è parlato anche in qualche modo di qualcosa di bello. Di pesci. Sì. E di psicologi. Ah, grazie a Cherry Design per Elviro. Dopo in basso vi mettiamo il link di Facebook, andatevi a dare uno sguardino se volete anche voi un Elviro. Ma Elviro è un'edizione, è solo nostro. Elviro è solo no, cioè è scritto con DSS. Togli, cioè se DSS. Tu ti chiami Francesco, magari quasi tu ti chiami Alessandro, te la pingulo perché questo è dove lo scrive. Ti devi chiamare Ivo. Ci vediamo al prossimo Nevs.